Bentrovati ad una nuova puntata di Insieme Oltre il 2000. Questa è una puntata davvero speciale, una puntata molto, molto toccante, una puntata preziosa perché parliamo dell'associazione La Mongolfiera di Giorgia Onlus e ne parliamo in compagnia delle ospiti che sono venute a trovarci, la presidente Ivana Turrin, la Grazie mamma dell'invito. di Giorgia, Esatto. accompagnata da Manuela Francesconna, che è la segretaria della Mongolfiera di Giorgia Ciao. Onlus. Dicevo, una puntata davvero speciale, una puntata importante perché non è facile per una mamma dover affrontare un tema così toccante, appunto, come quello di parlare della propria figlia, una figlia che purtroppo è mancata e che però è una mamma molto coraggiosa, è una mamma che si impegna per il territorio e soprattutto vuole restituire un grazie, è vero che ha avuto. Esatto, Ma sì. lascio appunto a Ivana raccontare che cos'è l'associazione, che cosa fa, quali sono gli obiettivi. Sì, l'associazione di la Mongolfiera di Giorgia Onlus nasce proprio, come lei ha già detto, in memoria di Giorgia, mia figlia, che nel 2015 si è ammalata di un tumore al cervello molto aggressivo che in 13 mesi se l'è portata via. Quindi diciamo che l'obiettivo principale di questa associazione non è sicuramente il coraggio di nessuno di noi, ma è il tentativo di tenere qui Giorgia nell'unica maniera possibile. Abbiamo pensato, io, mia mamma e mia sorella, che siamo le persone che più sono state vicine a Giorgia durante la malattia, di mettere in pratica quello che abbiamo imparato durante questa malattia. Giorgia aveva 18 anni quando si è ammalata, era una ragazza sanissima, senza nessun problema. Quando improvvisamente è stata travolta da questa cosa che le ha fatto passare in 13 mesi tutte le fasi della disabilità. Durante questo periodo abbiamo avuto la fortuna di avere persone meravigliose intorno. Due di queste sono quelle che ci hanno un po' spinto a creare l'associazione con il loro comportamento e sono Giacomo e Antonella, gli insegnanti di Giorgia di yoga, che le hanno permesso di esprimere quello che era anche durante la malattia. E noi vogliamo da questo imparare. Non c'è nulla che possiamo fare per riportare qui Giorgia, chiaramente, però possiamo in qualche maniera portare ai ragazzi che passano qualcosa di simile a quello che ha passato lei, non per forza una malattia che sia terminale, chiaramente, ma che soffrono una disabilità e la malattia e sono nella fase dell'adolescenza, di trovare dei momenti che possono essere ludici di svago o che comunque gli dia un po' di sollievo. Il sollievo che hanno portato Giacomo e Antonella a noi è quello che noi vorremmo portare ai ragazzi e, perché no, anche ai genitori, perché in fin di conti sollevare i genitori qualche volta aiuta ad affrontare le malattie. Io ho avuto una fortuna enorme. Dopo poco che è mancata Giorgia, mia mamma mi ha detto una cosa molto importante e mi ha detto: quello che hai avuto non te lo porta via nessuno. Chiedo scusa, un po' di Eh beh, commozione. certo, signora. Tra Ok. l'altro stiamo vedendo anche, grazie all'aiuto della regia, alcune immagini mentre noi parliamo, alcune immagini appunto di Giorgia con le sue amiche anche, Era molto con quella festaiola. che era appunto la sua quotidianità, appunto la vita Esatto. di tutti i giorni. E E Giorgia, quali erano un pochino anche le sue passioni? Qual era il suo carattere? Ci racconta un pochino com'era Giorgia? Giorgia, intanto per cominciare, era una ragazza come tante, non è che fosse un angelo o fosse perfetta, per carità, era mia figlia, quindi insomma è chiaro che parto da un punto di vista non obiettivo, mettiamola Unico, un così. punto di vista Ecco, unico, appunto. anche Manuela comunque ha conosciuto Giorgia, sa che era una ragazza piena di interessi e che aveva una grande personalità. Era appassionata in particolare di yoga, appunto aveva sposato la disciplina dello yoga in tutta la sua vita, e appassionata di libri e di viaggi. Aveva la passione per queste mongolfiere, che non sappiamo da dove sia arrivata, e quindi viveva nella sua camera, attorniata da questi modellini appesi alle pareti e al soffitto, e è quello che poi ci ha dato la spinta per trovare il nome all'associazione. In fin di conti, è un simbolo di leggerezza che è quello che vorremmo regalare anche noi, in qualche maniera. Era sì, una ragazza dal carattere forte che aveva la tendenza a farci fare anche quello che non avremmo voluto fare. D'altronde, se sono qui è perché mi ha spinto lei. Sì, e mai avrei immaginato di trovarmi in una situazione simile. E che aveva come grandissimo interesse anche sperimentare nei viaggi. Per cui ci ha trascinato un po' in giro per l'Europa. Nel 2013 ci ha trascinato in India con il suo insegnante di yoga.
ed era anche molto orgogliosa, quindi aveva ottimi risultati a scuola proprio perché l'orgoglio la spingeva a studiare per mantenere un certo livello. Giorgia frequentava il liceo scientifico e aveva finito il quarto anno. Ecco, che cosa anche aveva preso, per esempio, da lei come carattere, Ivana? Giorgia, quando era piccolina, a un certo punto mi ha detto: "Tu, mamma, sei tenace", e secondo me lei non sapeva neanche cosa voleva dire, però bisogna dire che la tenacia e la testardaggine erano una caratteristica di Giorgia, assolutamente. Poi, come me, era una persona che non sopportava le prevaricazioni in generale, non sopportava il fatto che ci fossero persone che partivano fortunate e chi invece partiva sfortunato. Quindi, insomma, da lei abbiamo imparato anche questo, no? E questo sta alla base appunto Sì. dell'associazione, della filosofia dell'associazione che vuole appunto dare un aiuto alle persone che soffrono e fare in Sì. modo che siano lo stesso livello La appunto, stessa partenza, se ecco, la possibile. stessa Poi potenzialità. in verità devo dire che all'inizio il nostro obiettivo era quello di portare lo svago e quindi la parte ludica più che altro. Perché abbiamo vissuto una situazione in cui gli adolescenti a livello di trattamento ospedaliero non avevano grandi svaghi, mentre i bambini sono molto più seguiti da questo punto di vista. E quindi ci sembrava l'obiettivo principale. Poi abbiamo scoperto che ci sono tanti di quei bisogni, che qualche volta anche il tablet è un sollievo, quindi andiamo anche in questa A dare un direzione. aiuto. Quindi l'associazione, la Mongolfiera di Giorgia Onlus, che cosa fa? Io preferirei lasciare la parola a Manuela A da questo punto di Manuela. vista. Allora, passiamo appunto a Manuela. Ci racconta un pochino gli obiettivi, concretamente come agite? Sì, allora la nostra associazione agisce tramite bandi periodici. Il prossimo che uscirà il 26 marzo, in occasione del compleanno di Giorgia, appunto, rimarrà aperto per 2 mesi e sarà, se non sbaglio, il sesto bando dell'associazione, il cui obiettivo è quello di finanziare dei progetti che arrivano direttamente da ragazzi disabili. I beneficiari, infatti, sono ragazzi nella fascia d'età tra i 13 e i 24 anni. Quindi per appunto con l'obiettivo finale di portare un po' di leggerezza nella vita di questi ragazzi. Quindi i progetti possono essere dai più svariati, dalla partecipazione a un concerto, appunto all'acquisto di tablet, adesso nell'ultimo anno, appunto anche visto l'emergenza Covid, il fatto che anche i nostri ragazzi dovessero essere per più ore rinchiusi in casa, è stato importante anche quello, oppure fisioterapie, corsi di nuoto, corsi dedicati, eccetera. Tutto quello che può portare una sorta di alleggerimento, appunto, sì, richiamo sempre al logo della mongolfiera, che era appunto non solo il simbolo di Giorgia, ma anche il logo perfetto, diciamo, il concetto perfetto per rappresentare anche l'essenza dei nostri obiettivi, insomma, portare un po' di leggerezza A questi a giovani, questi quindi ragazzi, creare sì. conforto, creare una situazione di serenità Sì. maggiore, ecco, per i nostri bambini, i nostri giovani. I bandi sono annuali, Allora, come fino adesso ne funziona? abbiamo fatti uscire 2 all'anno. Quest'anno probabilmente ci sarà una bella sorpresa, che ci sarà anche un bando intermedio estivo, grazie a una collaborazione che appunto stiamo mettendo in piedi con la cooperativa Croce Blu. Però normalmente quelli standard, diciamo, sono a marzo e ad ottobre. Però vediamo come l'associazione appunto è anche cresciuta nel tempo e soprattutto Sì. molto radicata sul territorio, perché so che avete tanti associati. Sì, abbiamo moltissimi associati e tra l'altro appunto nei primi anni di attività siamo riusciti a fare anche molte iniziative nel territorio, oltre ai banchetti nelle varie occasioni, siamo anche riusciti a legare con diverse associazioni che hanno co collaborato con noi per la realizzazione di iniziative o addirittura ci hanno erogato dei contributi appunto per poter aprire questo.
questi bandi e dare continuità alla nostra attività. Come si fa, diciamo, per associarsi, per sostenervi? Come si fa appunto per in qualche modo aderire alle progettualità che voi proponete? Sì, abbiamo lasciato aperto molti canali, nel senso che oltre appunto alla possibilità di effettuare donazioni, tutti i riferimenti ovviamente sono sia dei bandi, prima non l'ho detto, che appunto per aiutarci li possiamo trovare nel nostro sito internet o nella pagina Facebook. Quindi oltre alle donazioni e ai tesseramenti, che sono importantissimi per noi perché significa anche appunto un coinvolgimento attivo dei soci e una condivisione degli obiettivi. C'è anche la possibilità di devolvere il 5 per 1000, nel senso che noi siamo parte delle associazioni che sono nell'elenco dei beneficiari del 5 per 1000 e quindi appunto, visto il periodo, questa è un'occasione importante anche a costo zero, diciamo, per poter sostenere l'associazione, sì, semplicemente mettendo il nostro codice fiscale nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Ecco, ritorniamo un attimo da Ivana, dalla Presidente. Qual è una delle progettualità? So che è anche difficile, Ivana, perché sono tutti progetti meritevoli, però una di quelle che l'ha colpita particolarmente, di quelle che sono state fatte nel corso di questi anni? A dire il vero ce ne sono tre, quattro, che mi sono piaciute molto, e sono quelli un po' che si slegano dalla parte, diciamo, scolastica, educativa. E sono una meravigliosa carrozzina superleggera rosso Ferrari che ha permesso, insomma, i movimenti io parlo sempre al maschile, scusate, ma insomma, sono costretta a farlo, di un nostro beneficiario che tra l'altro abbiamo anche conosciuto, perché generalmente entriamo in punta di piedi nella vita dei ragazzi, quindi non chiediamo neanche di conoscerli, quando li conosciamo è una volontà dei genitori o direttamente del beneficiario se è maggiorenne. E le altre che a noi sono piaciute moltissimo sono un carrello per disabili adulti da agganciare alla bicicletta. Abbiamo visto un meraviglioso sorriso poi su quel carrello. E abbiamo partecipato alle spese per realizzare una cameretta con un angolo studio e una bicicletta elettrica, perché per chi ha problemi di mobilità dovuto anche alla conformazione fisica, la bicicletta elettrica fa la differenza. E quindi anche se io non amo questo tipo di attività, bellissimo, ecco. Cioè sono le quattro più belle secondo me. Di progettualità comunque in differenti campi, insomma, sì. Vediamo che si spazia, anche perché appunto, come ricordava anche Giorgia, aveva questa passione per lo yoga e quindi anche sì. Per lo sport, sappiamo anche per i giovani quanto importante sia. E poi, se posso dire, la fantasia è massima, no? Gli adolescenti sono tutti diversi, quindi può arrivare qualsiasi cosa. La cosa bella comunque anche che chi vi sostiene comunque non lo fa per una forma di visibilità, giusto? Assolutamente. Mi raccontava. No, abbiamo fatto questa scelta fiscale per cui noi non possiamo essere sponsorizzati, per cui chi decide di aiutarci lo fa perché ha sposato il nostro obiettivo e lo fa anche nel silenzio. Poi è chiaro che se posso ringraziare ringrazio, ma non ci saranno mai loghi di fianco al nostro. Questo è importante per noi. La nostra associazione non ha spese fisse se non quelle del sito internet che forse avete visto sulle fotografie e dell'assicurazione dei soci. Durante il volontariato vanno tutti naturalmente assicurati. Altre spese noi non abbiamo. Non abbiamo una sede, anzi non abbiamo un computer, utilizziamo tutto di nostro, ecco, per intenderci. Quindi, certo. E diciamo, l'associazione è nata così appunto per volontà sua, della mamma e di sua sorella. E come si organizza anche per quelle che saranno le attività, per esempio, quali sono un pochino gli auspici per il futuro? Si è data qualche programma ulteriore? Beh, allora, intanto, se posso dire, è nata dall'idea di noi tre, ma poi è stata questa idea sposata da quelle che io le definisco le quattro pazze. Lei è una delle pazze, che sono diventate con noi soci fondatrici, quindi noi siamo in questo momento sette consiglieri. Andremo in scadenza tra l'altro a giugno e quindi dovremo tornare ad elezioni, io spero di essere riconfermata, però ci provo, si sa mai. Diciamo che come progettualità in questo momento a noi piacerebbe tantissimo tornare a lavorare con le altre associazioni,
come Dona un Sorriso, faccio un esempio, tornare nelle piazze, rimettere in piedi quella che era la collaborazione con Dolomiti, che sapete ad Auronzo organizza queste manifestazioni in rosa. Giacomo e Antonella stanno aspettando settembre per vedere se riescono a organizzare quello che avevano già fatto nel 2019, e quindi Yoga per Giorgia, che sono delle lezioni aperte a chiunque, dove si fanno delle raccolte fondi per noi. Questo è più o meno. Tutti i progetti che purtroppo un pochino si sono fermati a causa della pandemia, del perché tutto. Per quanto... Del tutto. Siamo stati fortunati comunque perché siamo stati sostenuti da... da dei donatori notevoli durante il 2020, però insomma non è solo quello, è anche riuscire ad essere visibili e trasparenti e essere presenti per poter dare indicazioni a tutti, quindi insomma poter tornare finalmente a parlare con le persone secondo me è determinante, certo, anche per raggiungere i beneficiari, se posso dire, perché noi li raggiungiamo sempre e comunque anche attraverso gli assistenti sociali, l'ULS, le scuole. Però insomma avere una visibilità vuol anche dire arrivare direttamente al beneficiario. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi davvero insomma abbiamo visto che i progetti sono tanti, l'impegno è davvero grande. Io la ringrazio ancora per essere stata con noi, Ivana, per Grazie. Raccontarci appunto quanto l'associazione fa, quanto di prezioso l'associazione fa, e per ricordare sempre Giorgia. Questa è la cosa più importante. Grazie. E ringrazio tanto anche Manuela Grazie per essere stata con noi, per averci appunto testimoniato il grande impegno di tutto lo staff che c'è, la grande famiglia, assolutamente, no? Perché sì. Alla fine è una grande famiglia quella che vi rappresenta e vi accomuna. Grazie davvero e buon lavoro a voi e ai vostri collaboratori. Grazie mille. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.